Buongiorno, allora qua abbiamo due brufoli, tre dei capelli osceni, ma abbiamo anche Diletta. Con i capelli da lavare, le afte in bocca e i brufoli anch'io. Siamo pronte per Prontissime. l'Eras Tour. Abbiamo deciso oggi come vestirci. No, allora c'erano varie opzioni Sì, che sono che state sono tutte state cambiate e tutte scartate cambiate. ieri. Sì, cioè tutto a caso. Io stamattina ho visto delle cose. Sono Gino sulla mia edera. Che bubo. Ti piace molto, vero? No, ho deciso stamattina io di cambiare completamente. E io ieri. Volevo fare un try on. Eh sì. Comunque, volevo far vedere le varie opzioni e poi vi farò vedere cosa sceglierò alla fine. Bello, mi piace. Ma Signora Dan, io ho questo. questo è il suo E mi direte, outfit. ah, folklore? No. No. Perché adesso. Perché adesso dobbiamo togliere questo? Cioè, noi Mio nipote. vorremmo utilizzare quest'edera. E dobbiamo metterla sul vestito per fare Ivy. Esatto. Quindi Emily Dickinson Oh con yes. le Ivy. No. Secondo te come lo facciamo? Proviamo intanto, prendi una forbice per Sì, favore. amo, vado. Eccole. Cambio braccio. Oddio, ma no, amo, è durissimo. Non è che c'è il filo di ferro dentro? Prova Dai. a guardare. No, si rompe. Ah, ok. Allora, tipo, abbiamo un ramo, no? Devo andare allo specchio. Niente. Cioè, mi guardo tipo un sacco di erba addosso. Uno centrale secondo me è bello così. Dalla spalla che ti scende giù. No. Non so, ho paura che sia scomodo. Sembra che c'hai il cinto. No. E qui inizia il voice over di me e Diletta che facciamo cose. Lei sta tagliando dell'edera finta, io ho in testa una cosa con dei fiori rossi, poi me la tolgo, c'è Gino sul... poi salta, non so cosa stiamo facendo qui. Qui le sto attaccando l'edera, qua invece Diletta decide di fare tutto da sola perché io non sono d'aiuto. Bello, bello. Ti ricordo che io sarei tua zia in teoria, quindi Dobbiamo iniziare a pensare al video. Tu non lo so. Fai votare loro. Questo video ad agosto, a settembre. Sì, infatti. Per Halloween sapranno. Saranno che sono andata all'era sua. Amo, secondo così. me è bello. Mi piace. Aveva un po' strano, mi vedo piena di erba, tipo, No, però. è bellissimo. Vai a vederti allo specchio. Grazie. Allora, primo outfit, ve lo facciamo vedere. Aspetta che non lo prende tutto. Gino! No, Gino! Cioè, sei una principessa, sei bellissima. Ma tu proprio ti piace... Ma stai sparando a qualcuno con quel fucile? Non si sa bene quale era sia questa. Secondo me è Enchanted, Speak Now che incontra 1989. E siamo tornati sugli schermi. Allora, Secondo one, che è me, ovviamente. cioè, vederlo dopo questo, Sì, cioè, è non è un'ingiustizia, giusto. posso dire. Però è bellissimo. Cioè, adesso da lontano non si capisce tanto. Poi vorrei dire, è vintage degli anni 90. Fai vedere, cioè, è tanto sbrilluccichino in realtà. Tantissimo. Poi questo dettaglietto è bello. Però qui abbiamo questi Esatto, abbiamo stemmini un anche, concept. esatto, che è questo delle stelline. Il concept originale era You drew stars around my scars. E quindi abbiamo le stars e anche le scars! Yay! Yeah, bitch. Cioè, non lo so, questo era il concept. Vabbè, è carino, cioè che Sì, metti è tutte le cute. stelline È molto lì. cute, anche secondo me. Non lo so, sono indecisa. Non lo so. Ah. Allora, la signora Diletta ha un'altra opzione, anche lei. Sì, che era l'originale, Che in questa realtà. è, però che bello. Sì, è molto bello. Però non vi posso far vedere il motivo per il quale, ma è No, è troppo cortissimo, corto, sì. cortissimo dietro il vestito. E quindi Però era bello, amo. bello, era Facci il bello. giochino. Non so se fate. Bellissimo. Sì. Ah, così. E È andata così. mi si stanno ancora asciugando i capelli, ci terrei a specificarlo. One eternity later. Cosa stai facendo tu, Jen? Sto facendo i glitter! La Jess è sparita invece. Già sei in bagno. Jess! Grazie! Ma pagheranno i soldi del matrimonio!
You wouldn't last an hour in the asylum where they raised me. Raga, ci siamo! Ciao amici, ciao. Buon concerto, a dopo! Ciao! Eccole! E adesso? Raga, seguitemi il video! Siamo attaccate. Jess si sta facendo di integratori. Un bambino mi ha dato un anello. No, è bellissimo. Fa schifo. No. Amo. Just what we wanted, and he never did so mean.
Io lo faccio. Che bello, raga, ogni centesimo ho preso. Mezzanotte 43 e noi siamo ancora qua, con poca voce, ma tanta voglia di cantare ancora se lo so. Sapphires on my face and the speak in my old sky. Sunglass and my aura's moonstone just cause he was high. And there's a knife and you can try to change my mind, but you might as well die. E prima? Eravamo in coda. Oh, raga, ci hanno lanciato un braccialetto. A Genova hanno lanciato un braccialetto da una macchina. Cioè tipo paralleli al semaforo. Oh, così. Altri Swift, ce l'hai tu anche voi. Bam, lanciato un braccialetto. Bellissimo. 3:28 a.m. Siamo tornate a casa. E come va? Daddy, amo. Io sto da Dio. Lui la sta benissimo. E poi c'è Jess. Io sono ancora in modalità del scritto da Flora. Oh, no. Facciamo dei commenti live. Madonna, cioè dei commenti a caldo. È bello, che ti devo dire. Io non ci credevo che lei esisteva. Sì, infatti. Come esiste, Babbo Natale. Esiste. Invece è un Babbo Natale che esiste, Taylor sì, Swift. Allora, un po' dispiaciuta per le surprise song. Jess. Anche se il momento ingoia una mosca. Pazzesco. Molto divertente, sei bellissima, stupendo. The One, pazzesca. The One, molto bella. Best momento. Piano, mi ha un po' deluso. Commenti, Mimmo, su generici o sulle surprise sì. songs? Allora, The One era tra le mie The One, quindi troppo felice, non ci credevo. Le altre ci stavano, però avrei preferito altre. Clean. Maroon, io invece non so neanche se mi sto inquadrando. Mi sto inquadrando. Mm-hmm. Io invece ero la persona più felice dell'ala arancione delle surprise song. Cioè, tipo, io ho urlato come una pazza quando ho sentito prima Bombo Su, ma soprattutto con The Moment I Knew. Ci ho fatto tipo. Io ho tirato un urlo e ho detto, oddio, un'altra canzone triste. Una cosa di questo tipo. Ero la persona più felice del mondo. Quindi, sì, anch'io preferivo altre, però felicissima. Scusate, mi stavate per cadere. Amici del vlog. Comunque bene. Col cazzo ho mandato fuori fuoco tutto. Ecco adesso. Col cazzo bellissimo. Bellissimo l'insetto che ha ingoiato Taylor. E ci stiamo dimenticando una roba molto da ridere, ma non mi ricordo più qual è. Il fatto che ci abbiano lanciato un friendship bracelet dalla macchina. Bellissimo quello. Un altro momento epico. Mentre aiuto. Vabbè, ci verrà in mente. Buonanotte, Ami. Buonanotte, ciao. Good night. The next day. Buongiorno amiche, come ci sentiamo? Bellissimo. Ma triste. Raga, ma è normale che fumi il dentifricio? Che senso? No, non lo fa più, ti giuro. Ho fatto che tipo cazzo? Così, ha fatto un fumo. Ma what the fuck? Allora, qual è il sito? Good morning. È devasto. Però ci stiamo riprendendo col cibo. Qua tutti più o meno abbiamo preso le nostre cose buone. Poi c'è la Jen. Che lei ha detto raviolo. Raviolo. È vuoto, raga. È scappato. Ma non c'è. Si è rifiutato, ha detto no. Le scarpe quindi. In realtà, sai cosa sta succedendo? Noi siamo appena arrivati da ieri. Ah, ho detto ciao raga, che bello, dai che dobbiamo andare al concerto. È finito tutto. No. Addio, amici, addio, addio. Lasciare. 8 hours later. Io non ho parole. No. Raga. Tanto così. Hi. È finito l'Eras Tour. No. Cioè, non è finito l'Eras Tour. È finito per noi in Italia. Wow, raga. È stato bellissimo. Vi volevo far vedere però
il mio bottino sia di braccialetti che di merch. Premessa, sono andata là con l'intenzione di non comprare niente perché dicevo no, non mi piace il merch, non mi piace, non mi piace. Poi ho visto lei e ho detto ok, ci ho ripensato. E quindi l'ho presa, costava 75 euro, ma la tizia alla cassa secondo me ha sbagliato a farmi lo scontrino e mi ha fatto pagare 45. Non mi sono lamentata, ma l'ho già rovinata, raga. L'ho già rovinata perché quando l'ho tirata fuori dalla busta mi sono accorta che aveva una macchia, che ho provato a togliere, ma come vedete ho peggiorato la situazione perché adesso ha una macchia ancora più grande. Quindi ho ordinato delle toppe per andarla a coprire, toppe a tema Taylor Swift. Quindi appena mi arrivano vedremo come fare. Tra l'altro scusate la mia mise, ma fa un caldo della Madonna, sto sudando veramente tanto. E niente, quindi ho preso questa felpa super oversize, cioè questa in teoria è una XS ma è veramente gigante, e dietro ha tutte le date del tour. Ma veniamo ai braccialetti, cioè sono un'infinità. Allora, mi sa che prima vi faccio vedere quelli che avevo fatto io e che non ho scambiato perché c'ero affezionata. Gli unici che mi sono tenuta sono stati questi tre. Questo di The One, che non so neanche, non so come farveli vedere così. Si capisce, non si capisce. Vabbè, questo. Poi questo che penso sia il mio preferito in assoluto, di Betty. Con tutti i fiori intorno, la scrittina, le perline, non lo so. Cioè è uno dei miei preferiti, forse il mio preferito che ho fatto. E poi avevo fatto Paper Rings, con questo pattern un po' particolare. E questi erano i miei, quelli che non ho scambiato, gli unici che non ho scambiato che volevo per me. E poi raga, cioè me ne sono arrivati di assurdi. Questo carinissimo di The Way I Love You. That's the way I love you. Poi Enchanted, questo l'ha fatto la Jess, troppo cute, veramente adorabile. Poi abbiamo un New Romantics. Non so veramente come farveli vedere così, ok. New Romantics, che ha sopra questa specie di roba un po' a spirale e sotto anche la stellina, troppo carino. Un'altra della Jess con il 13 e la scritta Lucky. Poi qui ci sarebbe The Last Great American Dynasty, che però è diventato The Great Dynasty perché è troppo lungo, quindi la ragazza l'ha fatto così. Poi c'è Mirror Ball, fatto dalla Dile. New Year's Day, con i colori di rap. Questo forse è uno dei miei preferiti. I cry a lot. Poi c'è London Boy. C'è un London Boy, perché ne ho due di London Boy. E qua un altro London Boy, con colori diversi. Poi ho un So It Goes, con questi colori pazzeschi, bellissimo. E l'ultima, ma non per importanza, Style, in questo celeste e i cuoricini. E questo è stato il mio bottino di braccialetti. Mamma ragazzi, cioè veramente non si sta. Aiuto, sto veramente sudando, c'è troppo caldo. Non so come torneremo alle nostre vite normali adesso, forse non ci torneremo mai. Però abbiamo ancora ad aspettare l'annuncio di rap, perché non l'ha annunciato la maledetta. Io ci speravo tantissimo, cioè quando è uscita con il primo vestito di Fearless nuovo, che era dorato e nero, ho detto ok, annuncia rap, ok, ufficiale. Poi dopo ho detto ok, no, ce la posso fare ad andare avanti, ce la posso fare. Sono arrivati i patch o toppe, come volete chiamarle, e sono indecisa sul da farsi. Allora, le toppette sono queste qua sono carinissime. E c'è anche questa che è molto carina. Quella che inizialmente volevo attaccare era questa, ma speravo fosse più decente, in realtà non mi piace molto, quindi non posso metterlo questa. Forse la più papabile è questa qua, che vorrei mettere sia davanti che dietro. Cioè dietro, cioè qua nella data di Milano, stavo pensando di attaccare queste due, però non so se è una cagata. Però mi piaceva l'idea di avere i due cuoricini vicino alla data. E poi ovviamente la terza, in questo schifo che ho fatto, così. Boh. L'unica roba che non ho capito è se queste le devo attaccare per forza cucendole, oppure se hanno la colla dietro, perché hanno questa parte qua plasticosa. Quindi ho detto provo a stirarle e vediamo.
Ok, decisamente non funziona, devo farlo a mano. Ce l'ho fatta. Secondo me è venuta carina. Cioè adesso c'è ancora un po' il segno del cerchietto. Però è venuto carino, sono riuscita a incollarlo, cioè incollarlo, a cucirlo bene. Me la provo. È troppo cute questo cuoricino qui. Sono troppo fiera di me per aver fatto questa cosa. Vabbè, basta. Grazie per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti a venire con noi al concerto. E nulla, fatemi sapere se voi siete stati alle date italiane o se andrete o siete stati a delle date, altre date europee, americane, insomma. Ci vediamo alla prossima. Ciao!